Pioggia. Pioggia anche di lì. Pioggia anche di lì. Sto lavorando un po' al computer, disegnando dei batteri. È appena passata la mia ranocchietta che mi ha portato questo miele, 1 chilo di miele di Castiglio, castagno e tiglio, di una produzione di una sua amica. Deve essere qualcosa di bestiale. Mi sto facendo una tisanina. Forse oggi dovrò partire e andare ad Aosta. Sto aspettando una chiamata per sapere se muovermi o no. Stavo pensando che non ho più acqua nel serbatoio delle chiare, che devo svuotare le nere, che devo fare tutto questo nel caso in cui mi arrivasse la chiamata e dovessi partire per Aosta all'istante. Piove che non si capisce e dovrei andare alla pedana a far tutto questo. Previo sistemata generale di tutto, che c'ho una voglia che mi salta addosso. Mentre sono in movimento, passare anche un attimo al supermercato a comprare delle cosine che mi mancano. Camembert, pane di segale non lo prendo perché scureggio veramente come una bestia, anche col wase, quindi vorrei evitare. Yogurt, cacao in polvere e poi delle altre cosine che aggiungerò all'ultimo. Tristezza più totale fuori. Così più tardi magno, pronta c'ho la mia frittata preparata ieri sera. Con le uova fresche della gallina del mio tesoro, e poi avevo aggiunto carote e broccoli cotte preventivamente al vapore, una squisitezza. Tutto a posto, sì, questo è chiuso. Ok, cesso, finestra. Computer a posto, vado in pedana a scaricare e poi faccio tutto il resto. Devo passare anche al distributore a riempire i serbatoi del riscaldatore. Questo bellissimo rumore, adorabile, di pioggia. Godetevelo. Allora, guanti. Questo. Madonna, che tempaccio. Mettiamo le candelette a scaldare. Quando gli ho messo lo scotch, che l'ho strappato l'ultima volta, devo stare attento che non mi rimanga in mano. Questa l'ha imposto col sensore di prossimità, perché visto che gli uscì sul cofano, e mai qualcuno li toccasse, almeno lui becca, filma, motion detection on. Ok. Così facendo, tutte le volte che qualcuno passa davanti al muso, anche una macchina, qualcuno che passeggia, lui pan, fa una foto, idem per la telecamera dietro. Una scaldatina, che l'olio vada in circolo bene. Retro, l'albero l'ho visto, poi lo vedo anche qua. Eccoci qua. Ok, non ce l'ho azzeccato. Azzeccato. Ghigliottina grigia, chiuse. Ok, lo scarico dell'immondizia e poi vado a fare la spesa. Dopo.
Fatto spesa, fatto gasolio, ben 20 euro dedicato al riscaldatore, quindi ho due taniche da 10 litri piene, più il serbatoio da 12 pieno, ho ben 32 litri di gasolio per il riscaldatore. Ma dove cazzo devo andare? Ecco la nostra postazione. Retro. Vediamo un po' di azzeccarla. Sì, 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 vi spengo, ecco. Siete contente? Così non cagate più il cazzo. Questo è il livellamento. Wow, la perfezione. Ok, spegni tutto. E questo lo metto perché col sole che c'è in questi giorni non vorrei mai mi si bruciasse il cruscotto. Questo è un lavoro proprio da fare con le mani bagnate, sperando sempre che il salvavita scatti, se mai dovesse. La prova del 9 per la pendenza è questa, se qua pisce la pendenza è perfetta. Che calduccio che fa qua, che bello. Sistemiamo la spesa. Yogurt, birra Poretti, ancora degli gnocchi. Sì, non li faccio in casa, prendo questi. Ma hanno 90% di patate, tutto il resto sono porcherie. Fontal schifosissimo, ma va bene da mettere sugli hamburger vegani. Mele Pink Lady. Due confezioni di cacao amaro Thie, che mi mancava per la colazione. Poi, quattro porzioni di stracchino. Salviette umidificate. Due tavolette, 85% cacao, carote senza confezione di plastica, banane, non cichita naturalmente, camembert originale, l'altro tarocco non c'era anche se il tarocco è molto più buono di quello originale, due plastiche con broccoli dentro e questa è la mia spesa, 31 euro, yeah, 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 yeah. Ok, frigo e poi si carica l'acqua. Questo è il cavolo che voglio fare stasera, se non si parte si va da Aosta, così guarda che bello, dell'orto di Maria in montagna, quindi tutti devo far andare. Qua abbiamo di nuovo imballato un po' il frigo, siamo tutti contenti, anche il frigo, e adesso faccio che levarmi sta menata del carico dell'acqua. Madonna se si sgomma con ste ciabatte del cacchio, che poi è figo perché, allora, le vedete queste ciabatte qua? C'è Matti, un mio amico, che mi fa: ma Marco, ma io non capisco, ma perché voi tutti youtuber che vivete in camper usate le Crocs? Tutto Matti, allora, primo io non sono uno youtuber, cioè se youtuber sono tutti quelli che mettono un video 2-10 su YouTube, allora sono uno youtuber, se no non me ne frega un cazzo di essere uno youtuber, primo. Secondo, non sono croc originali, ma visto che le trovavo molto comode fino a quando avevano una suola, che sono veramente pratiche, e le ho pagate 12 euro e soprattutto, a differenza di quelle merde delle croc, le ho prese perché hanno una retina che ti separa il piede e te lo fa respirare, che le croc non hanno, e ci sgommi dentro appena il piede è sudato, e queste sono spettacolo. Quindi svelato il mistero del perché almeno io c'ho ste ciabattazze. Cosa devo fare? Devo prendere i guanti,
Zack. Che bello far tutto con la pioggia. Adesso mi sistemo qua, mi rilasso, mi faccio una tisana. Ah, devo ancora vedere se devo fare sto viaggio o no ad Aosta. Dunque, sono a Innsbruck, faccio un po' dopo Innsbruck. Quindi stanno andando a Ginevra, prendono il cucciolo e poi me lo portano. Quindi niente. No, non devo andare ad Aosta. Un po' mi dispiace perché avrei fatto il viaggio con la mia ranocchietta e poi niente, quindi adesso relax totale, tisanina, bye bye boys.